La scienza ha dei propri statuti e delle grammatiche precise che le consentono di sviluppare una ricerca puntuale e precisa in ogni ambito che occupa, sino al raggiungimento di dati certi e attendibili per il progresso dell'umanità. È la stessa scienza che ha visto lo svilupparsi di pensieri eccellenti, da quelli di Cartesio, sino a Karl Popper, sino ad Albert Einstein, e che in pochi hanno tentato di far comunicare con altri universi che sembrano apparentemente non comunicabili per quanto riguarda il linguaggio, come ad esempio quello della poesia. La poesia ha a che fare con il subconscio fondamentalmente, ma dimostra di avere un proprio statuto, una propria regola grammaticale nella costruzione delle stanze, dei versi, della metrica, del ritmo, eccetera, eccetera, della scelta lessicale. Ora, chi si è arrischiato nel produrre un'ibridazione tra questi due universi è Laura Garavaglia, presidente del Festival Europa in Versi e della Casa della Poesia di Como, che con Numeri e Stelle, la raccolta di versi che io definirei scientifica, pubblicata dai Quaderni del Bardo Edizioni, consegna al lettore una raccolta non solo godibile dal punto di vista della lettura, ma veramente innovativa, perché in giro di libri così se ne trovano pochi, perché pochi si sono arrischiati nel proporre un testo di questo tipo. Nell'info box di questo video il link per l'acquisto del volume, e naturalmente grazie per l'attenzione.